Non c'è che dire, erano quanto mai fondati i timori della vigilia di coach Luca Banchi. Perché dopo il dispendio di energie riversate per battere Milano, coi postumi di settimane d'allenamento menomate dai contagi da Covid-19, presentarsi a Brescia nel recupero infrasettimanale aveva tutti i connotati di gettare la VL in pasto ad una leonessa davvero poco addomesticabile. Il campo non ha fugato i timori, anzi. La Leonessa di fatto ha azzannato i pesaresi fin dalla palla 2, straripante la forma dei bresciani, mai realmente in partita la VL. Una Carpegna Prosciutto Basket che di fatto ha perso la partita già in un primo tempo in cui la Germani è stata capace di segnare ben 61 punti. A poco è servito un lieve scatto d'orgoglio del terzo quarto. Alla sirena il tabellone dirà 110 a 78 finale con un meno 32 al passivo che rimarca una prestazione che Banchi ha definito incommentabile. E definire incommentabile la nostra prestazione, perché fin dall'inizio abbiamo palesato grossissime difficoltà. Come dichiarato in presentazione della partita, non sarebbe stato semplice per noi reclutare energie per una partita così ravvicinata dopo lo sforzo profuso pochi giorni fa nella gara interna contro Milano, per una squadra come la nostra, da pochi giorni uscita da una situazione di assoluta emergenza. Ho sperato che riuscissimo comunque a reclutare energia almeno dal punto di vista nervoso, invece ci sono dei dati tangibili che dimostrano come non siamo riusciti in nessuna delle due metà campo a giocare con adeguata consistenza, permettendo a Brescia di imporre la propria aggressività, atletismo e precisione anche nella metà campo offensiva. Per noi una serata decisamente complessa, dove ho detto, non siamo mai riusciti fin dall'approccio a trovare quel feeling con la gara e quell'intensità che sarebbe servita per cercare di giocare ai livelli dei nostri avversari. Ora la VL non tornerà a Pesaro, ma si muoverà direttamente in direzione Trieste, dove domenica ci sarà la seconda trasferta consecutiva. Dal basket al calcio, domani sabato 22 gennaio, torna in campo dopo un mese la Vispesaro. La Serie C riparte infatti dopo due turni preventivamente rinviati per precauzione da contagi. Si riparte da Visteramo Albenelli alle 14:30, che riporterà una squadra che dopo 20 giorni di calciomercato si ripresenta senza grosse rivoluzioni. Non c'è più Giraudo approdato alla Regina e da oggi non c'è più nemmeno Pellizzari ceduto al Legnago in prestito. Ci sono invece le novità di acquadro dei nuovi baby Sanogo e Parrinello e oggi è stato formalizzato anche l'ingaggio dell'attaccante Silenzi proveniente dalla Pro Vercelli. La Vis riparte dal suo gratificante ottavo posto in classifica contro un Teramo che ha chiuso il 2021 con due pesanti sconfitte e si presenta al Benelli voglioso di non aggravare quegli 8 punti di ritardo dai pesaresi. Nel volley invece la Megabox Vallefoglia sarà alle prese con la seconda trasferta consecutiva. Domenica Chieri si vuole ripulire la pesante sconfitta di Busto Arsizio.